Siamo in Inghilterra, nel bel mezzo di una conferenza stampa organizzata da un ex giocatore di rugby. Ospite d'onore, Alex Ferguson, che sta rispondendo alle domande dei ragazzi. Ad un certo punto, l'ex allenatore dello United esclama: "È un sacco di merda". Tutti i presenti in sala scoppiano a ridere, ma non il manager scozzese, che rimane impassibile. Anzi, sembra quasi essere irritato. Non per la domanda del ragazzo, ma al solo pensiero dell'uomo di cui sta parlando. Non è da lui. Chiunque ascolti per la prima volta queste parole si domanderà sicuramente di chi si tratta. Chi è quella persona che gli ha fatto pronunciare quella frase? Perché Sir Alex, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, è sempre stato un signore dentro e fuori dal campo. Quasi mai una parola fuori posto, sobrio ed elegante. E allora chi è quest'uomo che lo fa adirare a tal punto da perdere il suo aplomb? È un italo-olandese che nel 1985, mentre Ferguson si apprestava a vincere il suo terzo campionato scozzese con l'Aberdeen, serviva ai tavoli di un ristorante italiano in Olanda. Sì, avete capito bene, un semplice cameriere. Un cameriere che con il passare degli anni, grazie alle sue incredibili capacità, diventerà una delle persone più potenti del mondo del calcio. Simon Cooper, giornalista del Financial Times, lo descrive così. Un grasso occhialuto italo-olandese è forse il più influente tra gli agenti del calcio mondiale. Stiamo parlando, ovviamente, di Mino Raiola. Mino nasce a Nocera Inferiore da una famiglia di angri. Il padre fa il metalmeccanico in un'officina e la madre la casalinga. Non ha nemmeno 2 anni quando i suoi, stanchi di quella vita, decidono di trasferirsi in Olanda per tentare la fortuna. Vogliono aprire un ristorante ed esportare la pizza e il buon cibo del bel paese. Ci provano ad Haarlem, a 20 km da Amsterdam, dove lo zio panettiere lavora e li aiuta. Aprono così il ristorante Napoli. Raiola Senior lavora 18-20 ore al giorno e Mino si forma tra i tavoli di quel posto. Prova a giocare a calcio, ma capisce che in quello sport non ha possibilità di sfondare e quindi lascia subito. Da adolescente aiuta a servire e lavare i piatti. In un lavoro come quello impara presto a prendersi le sue responsabilità e ancora adesso ricorda: "Oggi quando un affare fallisce non penso mai che sia colpa degli altri, ma sempre mia". Questo l'ho imparato da papà, dal locale, dal lavoro svolto in età precoce. Svolgendo quel mestiere capisce tante cose. 2 di queste lo caratterizzeranno maggiormente in futuro. La prima è quella di non giudicare mai qualcuno da come è vestito. Se al ristorante entra una persona in tuta e chiede un vino pregiato, il padre lo serve. Perché quando sei davvero qualcuno, puoi vestirti come ti pare. Solo se hai bisogno di dimostrare qualcosa, provi a far parlare i tuoi abiti. Chi comanda davvero può fare quello che gli pare. La seconda diventerà la sua forza ed è parlare con le persone. Mino diventa importantissimo per l'attività di famiglia perché si incarica di trattare con i fornitori e gestire le finanze. Risolve ogni tipo di problematica e il locale piano piano alza il livello fino a diventare un ristorante di lusso. Il giovane interagisce con chiunque e lo fa perché parla praticamente 6 lingue. Italiano, francese, spagnolo, inglese, olandese e tedesco. Il portoghese verrà dopo. Non le padroneggia tutte perfettamente, ma basta avanza. Poi in ogni conversazione impara qualcosa. Praticamente si forma da solo. Al Napoli tutti i venerdì sera serve il presidente dell'Haarlem, squadra della Serie B olandese e di cui lui ha vestito la maglia da bambino. Entrano in confidenza e Mino ogni volta che parlano gli ripete: "Presidente, con tutto il rispetto, ma lei di calcio non capisce niente". Scherza, ma non troppo. Il patrone è talmente colpito dalla sicurezza di quel giovane che decide di fargli fare una prova come dirigente delle giovanili. Ora può dimostrare che di calcio lui ne capisce davvero, perché ha una vera e propria passione per quello sport. Mino ha poco meno di 20 anni, mostra a tutti quanto sia capace a fare affari, fiuta le occasioni, compra un McDonald's e lo rivende poco dopo guadagnando un'ottima cifra. Dopodiché apre una società di intermediazione, l'Intermezzo. Praticamente risolve i problemi di comunicazione tra gli imprenditori olandesi e i commercianti italiani, 2 mondi completamente differenti che spesso non si capiscono e che Raiola riesce a far dialogare. Si comporta in modo differente in base a chi ha davanti, fa un po' l'olandese e un po' l'italiano. Anche la ditta di famiglia va alla grande, dal ristorante Napoli si ampliano fino ad arrivare ad avere 11 locali. Mino però vuole dedicarsi solo alla sua unica passione, il calcio.
vuole lavorare in quel settore, è convinto di saperne più di tanti altri. All'Harlem infatti porta ottimi risultati e passa subito a fare il direttore sportivo della prima squadra. Capisce che c'è la possibilità di fare grandi affari in un sistema che lui ritiene malato. Prova perfino a far acquistare la sua squadra dal Napoli. Vuole che i due club diventino una cosa sola per fare plusvalenza e migliorare la rosa. L'idea è rivoluzionaria, ma troppo avanti per l'epoca, e il presidente Ferlaino rifiuta per solo una decina di milioni di lire. Lui se la lega al dito, ma procede per la sua strada. Con il board dell'Harlem però c'è poca intesa. Raiola vuole sempre di più e non vuole avere a che fare con vecchi conservatori. Ad inizio anni 90 capisce che ci sono occasioni da cogliere. Riconosce il talento calcistico come nessun altro e si accorge di essere davanti ad una generazione di olandesi fortissima. Vuole mandarli subito in Italia. La Serie A in quel momento è il top del calcio mondiale, ma c'è un problema. I ragazzi della primavera vengono soffiati dall'Ajax. C'è una società, la Interpro, che si sta arricchendo a causa di regole e parametri ridicoli che valgono solo in Olanda. E lui non ci sta. Si mette di traverso e va a parlare con il sindacato calciatori. È talmente convincente che riesce a chiudere un accordo che lo fa diventare il rappresentante sindacale di tutti i calciatori olandesi nelle trattative estere. La sua idea è quella di tagliare gli intermediari. Inizia a lavorare per Rob Jansen, uno degli agenti più famosi dei Paesi Bassi. Viene chiamato per fare da interprete nella trattativa di un calciatore che lui stesso voleva firmare, Dennis Bergkamp. Fa da traduttore perché la squadra che vuole l'olandese è italiana, è l'Inter. In quella trattativa partecipa attivamente e sfodera un'arma che utilizza tuttora. Vuoi un fenomeno? Vuoi Dennis Bergkamp? Beh, allora ti prendi anche il suo amico Young. Totale 40 miliardi. Non sei interessato? Allora non si chiude l'affare. Insomma, prendi uno, paghi due. O così, o niente. Mino, dopo aver compreso come funziona quel mondo, comandato da uomini che non hanno nessun tipo di visione, capisce che deve lavorare per conto suo. Lascia la Sport Promotion e decide di fondare una compagnia rivale. Sa di essere più forte di Rob Jansen, tanto che l'olandese dopo quella scelta non gli parlerà più. Il primo colpo è Brian Roy, giovane promessa dell'Ajax. Prova a venderlo alla Fiorentina, ma la trattativa non si conclude. Mino non demorde e riesce a portare l'olandese a Foggia. L'allora presidente Casillo ricorda: Brian lo comprammo grazie a un 18enne di Nocera. Faceva il cameriere. Mi telefonò dal ristorante dicendo che stavamo pagando un giocatore 4 miliardi e lui ce lo avrebbe fatto avere a poco più di 2 tagliando gli intermediari. Fa esattamente così. Mino si trasferisce a Foggia per un anno, aiuta il suo primo pupillo, gli pittura perfino la casa. Quella sarà la sua forza, fare di tutto per i suoi assistiti. Nel foggiano conosce sua moglie e diventa amico con il presidente e con l'allenatore dell'epoca, Zeman. Raiola ricorda che quando si vedevano gli diceva sempre: Zdenek, tu di calcio non capisci davvero niente. Dopo quella trattativa torna in Olanda ed inizia a fare grandi colpi. Individua un giovane talento che gioca nello Sparta Praga, chioma bionda e la classe del campione. Si chiama Pavel Nedved. Vola in Repubblica Ceca e riesce a prendere la procura del giocatore. Con quella firma arriva l'affermazione ad alti livelli. Porta il ceco in Italia, alla Lazio, dove c'è proprio Zeman con il quale però litiga. Nelle trattative non c'è amicizia che tenga e Raiola per i suoi assistiti vuole il meglio. Sa che i club sono disposti a spendere di più per lo stipendio del giocatore piuttosto che per il cartellino e lui lavora sempre per quello. Da quel momento l'italo-olandese non si ferma più. Inizia a trattare svariati giocatori finché non arriva l'incontro che cambierà non solo la sua vita ma anche il calcio mondiale. Sono i primi anni del 2000 e all'Ajax gioca uno svedese di 1,91 m. Si chiama Zlatan Ibrahimovic. È un giocatore fenomenale, ma da quando in Olanda non riesce a rendere come ha fatto in patria. Ha bisogno di qualcuno che curi i suoi interessi. Chiede consiglio a un suo amico, che gli propone di incontrare un procuratore italiano. Uno che a suo dire assomiglia a uno dei Sopranos. L'incontro avviene poco fuori Amsterdam. Ibra è giovane e arriva con la sua Porsche e vestiti firmati. Aspetta fuori dall'hotel e proprio all'entrata c'è un tizio basso, grasso, con jeans e t-shirt che gli sta stretta.
uno che non sembrerebbe centrare nulla in quel contesto. Arriva il suo amico e gli presenta proprio quell'uomo, Mino Raiola. Ibra non ci crede, pensa che sia uno scherzo. Quell'uomo vestito come un ragazzino dovrebbe curare i suoi interessi. L'italo-olandese in realtà lo fa apposta. Si veste così perché intanto lui è forte come anda davvero e poi perché quegli abiti portano le persone a sottovalutarlo e lui, se c'è la possibilità, il vantaggio se lo prende sempre. Zlatan però rimane ancora più colpito dalle prime parole che pronuncia il procuratore. Io so chi sei, tu di me sai poco. Non perdiamo tempo con queste cazzate e passiamo ai fatti. Ecco l'approccio di Mino, diretto e senza giri di parole, pura concretezza imparata dagli olandesi. Vieni qui firmato a bordo di un'auto costosa invece di pensare a fare gol. Guarda questo foglio. Shevchenko 22 gol in 27 partite. Vieri 24 gol in 28 partite. I tuoi numeri? 5 gol in 25 gare. Lo svedese è stupito, ma ribatte che se avesse segnato di più anche sua madre sarebbe riuscita a venderlo. I due finalmente si sorridono. Termina l'incontro e Ibra, appena tornato a casa, lo richiama subito. Vuole lavorare con lui. Mino però è chiaro. Vuoi essere il giocatore più forte al mondo o quello che guadagna di più? Se vuoi lavorare con me, vendi le tue auto, i tuoi orologi e inizia ad allenarti 3 volte più duramente. Perché le tue statistiche sono spazzatura. Ecco un'altra particolarità del nocerino, motiva i suoi assistiti a dare il massimo. Sa che i suoi successi passano dalle prestazioni in campo dei giocatori. Da quel momento, Raiola, anno dopo anno, scala le classifiche dei procuratori più influenti del mondo del calcio. Quell'incontro farà la fortuna sia del giocatore sia dell'italo-olandese. Dall'Ajax, Ibra vestirà 6 casacche differenti, aumentando il suo ingaggio ad ogni trasferimento. Mino, dopo aver conquistato Zlatan, impara ad aggirare un sistema vecchio pieno di falle a suo piacimento, a volte rischiando sospensioni e sanzioni. È diretto e sa esattamente cosa vuole per i giocatori della sua scuderia. Inizia a firmare non solo calciatori affermati, ma anche giovani scommesse come Paul Pogba. L'uomo che lo fa finire tra i peggiori nemici di Alex Ferguson. Raiola comprende subito il potenziale del polpo e ottiene la procura del ragazzo nonostante fosse solo una promessa. Convince il francese che lo United non è posto adatto a lui. Va a negoziare lo stipendio del suo nuovo assistito con il manager dello United perché il rinnovo secondo lui è troppo basso. Lo scozzese non ci sta e Mino porta Pogba alla Juventus a parametro zero dove mostrerà tutto il suo talento. Un colpo che danneggia completamente il rapporto con il tecnico dei Reds. Tanto da farlo esclamare, nella conferenza stampa di cui abbiamo parlato all'inizio, che la colpa dell'addio di Pogba è semplicemente del suo pessimo agente. Sir Alex odia tal punto l'italo-olandese da averlo inserito nella sua autobiografia dove scrive: ci sono dei procuratori che non mi piacciono e Raiola è uno di questi. Proprio con il polpo mette a segno il suo colpo più bello, perché nell'estate 2016 il centrocampista della Juventus torna proprio al Manchester United per 105 milioni di euro. Una trattativa che lo fa entrare di diritto tra i procuratori più potenti del calcio mondiale. Anche perché dal trasferimento Mino pare abbia guadagnato 49 milioni di euro tra provvigioni e consulenza alle società. Quando qualcuno gli chiede come sia stato possibile che sia riuscito ad aggirare in quel modo lo United, lui risponde: se non ci fossi stato io lo avrebbero pagato 200 milioni. Praticamente li sbeffeggia. Grazie ai ricavi di quell'operazione decide di farsi un piccolo regalo, la villa di Al Capone in Florida. È proprio lì che si fa fotografare sorridente insieme a Pogba. Ormai chi è con lui sa che si punta al meglio. Consiglia i suoi giocatori sotto ogni aspetto, dalla vita privata agli allenamenti. Li motiva, vuole portarli al massimo livello possibile e la maggior parte delle volte questo significa trasferirsi da una squadra all'altra. Ad Elite, per esempio, dice chiaramente che per diventare il miglior difensore del mondo deve passare dall'Italia e dalla Juventus. Ci sono anche giocatori che non la pensano come lui e spesso con chi non vuole ottenere il massimo il rapporto si interrompe. Basti pensare ad Insigne e Hamsik. L'idea del procuratore è quella che devono cambiare casacca per vincere. Loro non vogliono e il divorzio avviene subito dopo.
Mino, oltre a sapersi destreggiare sul filo dei regolamenti, aggirando regole vecchie mai aggiornate, con il passare degli anni diventa in grado di utilizzare i media per i suoi scopi. L'obiettivo è sempre quello di far parlare dei suoi assistiti e di mettere sotto scacco le società. L'ha fatto diverse volte con Balotelli e anche con Donnarumma, al quale è riuscito a far strappare un rinnovo da 6 milioni netti a stagione a solo 18 anni. Un capolavoro preparato da arte. Grazie alle frecciate che rivolge alla stampa, tiene i suoi calciatori sempre sul mercato, pronti per un trasferimento o per un aumento di ingaggio. Chi li critica o non ne comprende il valore viene attaccato duramente. È un codardo, come uomo vale zero. Queste, per esempio, sono le parole che pronuncia nei confronti di Guardiola per aver fatto fuori Ibra al Barcellona. Il motto di Mino, imparato dal padre, è: la parola te la giochi una volta, poi perdi il diritto di averla. Ed infatti, di suoi assistiti al Manchester City, non ce n'è nemmeno l'ombra. C'è chi lo ama e chi lo odia. Club che fanno affari con lui perché hanno capito che comanda e sanno che devono stare alle sue richieste, e club con i quali non tratta. A lui poco importa, gli incassi arrivano sempre perché la qualità del suo lavoro è alta. Sui suoi guadagni è chiaro, gli interessano fino ad un certo punto. Il suo obiettivo è essere il numero uno. I soldi sono solo la conseguenza di un lavoro ben fatto. Se avessi pensato solo al denaro, avrei smesso a 29 anni. Quando pensi solo a quello, non ottieni l'obiettivo. La mia professione mi piace e voglio essere il migliore. Competitivo come tanti dei suoi assistiti. La realtà è che è diventato il re del mercato e ora ha un altro bersaglio. Secondo il suo parere, il calcio è un'industria da $1 miliardi che FIFA e UEFA, un vecchio gruppo di protezionisti, non riesce a far fruttare. È per questo che ora sta pensando di creare un nuovo sistema che governi il calcio mondiale. Deve essere aperto e trasparente, senza l'attuale sistema di trasferimenti ipocrita che è una tratta di esseri umani. Deve essere basato tutto sulla qualità. La mia testa è piena di pensieri sul cambiamento e sul miglioramento. Bisogna scegliere le battaglie e ora la priorità è cambiare il calcio. Eccolo l'ultimo obiettivo di Mino. Da cameriere all'essere il più influente tra gli agenti, a provare a prendersi i vertici del calcio mondiale. Ovviamente non nel modo in cui lo farebbero tutti, ma solamente come vuole lui.